Buongiorno ragazze, nuovo video e questa, come potrete immaginare, sarà una recensione. Sapete quanto io amo questo genere di video perché lo trovo molto molto utile. Scusate, mi metto comoda, stamattina ho un mal di schiena terrificante e speriamo oggi al lavoro di non aver problemi, perché io comunque lavoro da seduta e anche se, ecco, c'è la piccina, e anche se comunque è meno traumatico con un lavoro in piedi, anche star sempre seduti vi garantisco che ha i suoi contro. Comunque, bando alle ciance, vi voglio parlare di un prodottino bio, naturalmente un contorno occhi, che avevo acquistato dalla Bio Boutique La Rosa Canina. L'ho testato già da un po' e ora voglio parlarvene. E il contorno occhi in questione è questo della Nonique. Spero che riusciate a vedere qualcosa. Eccolo qui, è quello della Nonique Anti-Aging, e adesso non mi sbaglio al melograno, un po' come quello della Cien. Allora, vediamo un attimino cosa dice. Intanto è vegan e non vi sto neanche a dire l'inci, perché naturalmente essendo un prodottino bio lo immaginerete già. Ora, non mi ricordo di preciso il costo, se era sui 7,99 o sui 9, non mi ricordo, comunque un prezzo sotto ai 10 euro sicuramente. Allora, è scritto tutto in tedesco, quindi non riesco a tradurvelo. E vabbè, per quanto riguarda l'inci, dai, ci passo un attimo. Comunque 0% PEG, parabeni, siliconi, paraffine, e il resto non riesco a decifrarlo perché è tedesco. Nel frattempo, se sentite dei rumori, stanno facendo dei lavori in strada da me. Allora, il Pau è di 12 mesi e cosa dire di questo contorno occhi? Io lo adoro. Lo adoro perché lo utilizzo prevalentemente alla sera, perché ha una texture molto, secondo me, cremosa, è molto ricco per la sera. È un anti-aging, quindi andando a dormire mi nutre bene questa zona, che magari di giorno ne utilizzo uno più leggero perché comunque mi devo truccare o comunque sudo, quindi preferisco un qualcosa di anche meno anti-aging, magari solamente di idratante, ma più leggero. Questo lo trovo più corposo come texture, almeno per quello che mi riguarda, però comunque è leggero, è molto idratante, ma ha una consistenza leggera, quindi per me va benissimo alla sera, ma magari qualcuno di voi potrebbe utilizzarlo anche di giorno. È un prodottino fantastico perché comunque ha un potere idratante altissimo, almeno per quel che mi riguarda. Io quando lo metto sento proprio questa zona rinvigorita, che non tira, perfetta, cioè proprio mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il profumo, è un profumo gradevole, leggero comunque, ma gradevole, e mi piace un sacco. Ha un 15 ml di prodotto per un pau di 12 mesi. Io di questa linea qua voglio provare anche altri prodottini, perché veramente mi sta piacendo. Non riesco a trovarla fisicamente nelle mie profumerie qui, ma online si trova, ad esempio appunto la Bio Boutique La Rosa Canina lo tiene. Mi piace veramente tantissimo, ragazze, un contorno occhi fantastico. Voglio prendere anche quello un pochino più, diciamo, dedicato alle occhiaie da utilizzare magari al mattino, perché io non sono una persona che soffre molto di occhiaie, ma ci sono delle mattine che mi sveglio che sembro un panda, quindi anche quello può essere utile. E che dire di altro? Vabbè, da quello che riesco a tradurre dal tedesco, ha complesso di acido ialuronico, quindi è proprio questo prettamente indicato come anti-aging, come anti-rughe, ed è favoloso, veramente non ho da dirvi niente di negativo di questo contorno occhi, perché a me piace tantissimo. Vorrei farvi vedere un attimino la sua texture, se riesco a non farmi uscire una pentolata. Come vedete è una texture abbastanza spessa, abbastanza cremosa, ma comunque leggera, si assorbe subito, è veramente fantastico. Cioè, lo adoro, e quando andate a metterlo sentite subito la pelle che lo prende, ecco, lo cattura e si va ad idratare. Quindi questo a me piace tantissimo dei prodotti nei contorno occhi, specialmente come nelle creme corpo, nelle creme viso meno, perché sapete che ho la pelle grassa, quindi qualcosa di troppo corposo, anche se lo utilizzo la sera per non perdere comunque l'idratazione, mi dà fastidio. Invece sulle gambe, che sono particolarmente secche, e nel contorno occhi, questi prodottini qua li adoro. Perdonate la voce stamattina, ma non so come mai ho anche mal di gola, cioè noi siamo a giugno e riusciamo ad avere anche il mal di gola, non ci facciamo mancare niente, ma vabbè.
E quindi niente ragazzi, io veramente questo prodottino ve lo straconsiglio. Andate a dare un'occhiata un attimino online dove lo potete reperire, oltre alla mia boutique La Rosa Canina, se volete acquistarlo in un'altra mia profumeria, perché io non lo so, l'ho trovato lì. E comprerò anche gli altri, appunto, perché scusate, mi è piaciuto tantissimo, straconsigliato. Vi lascerò qua le schede di altri due contornocchi che ho recensito, per potervi comunque dare più indicazioni, più metodi di paragone sui vari contornocchi che sto utilizzando. E niente ragazze, spero che il video vi sia stato utile e che come al solito vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, se avete qualche recensione in particolare che volete sapere, magari non di un prodotto specifico, perché magari non ho quel prodotto, non ho quella marca, ma non so, consigliami, mi potete dire un buon bagno schiuma piuttosto che un buono shampoo, che fatemelo sapere nei commentini, che cercherò piano piano di accontentarvi tutte e tutti. E niente ragazze, per oggi è tutto, io vi mando un grosso abbraccio e un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!